Oggi preparerò pizze con Magic Cooker. Ho fatto l'impasto per la pizza, l'ho lasciato lievitare, poi l'ho steso e l'ho condito a mio piacimento. Gamberetti, prezzemolo, olio, aglio e mozzarella, patatine e wurstel e anche altri gusti. Adesso copro le mie padelle con i coperchi e lascerò cuocere a fiamma alta entrambi i fornelli per 2 minuti. Passati 2 minuti, abbasserò la fiamma e farò cucinare tutto per altri 6 minuti a fiamma bassa e le mie pizze saranno pronte in circa 8 minuti. Passati 2 minuti, vado a controllare le pizze. La troviamo così. Asciugo il coperchio nel mio strofinaccio. Quest'altra è così, asciugo il coperchio e abbasso le fiamme. Ed ecco che in meno di mezz'ora sono riuscita a cuocere 5 pizze di gusti diversi, questo sempre e solo grazie a Magic Cooker e al suo metodo di cottura. Grazie, alla prossima videoricetta.